Ciao a tutti e bentornati sul canale. Questo video è la parte 2 della raccolta Aspetto ai Saraghi, in cui ho selezionato le clip migliori degli aspetti a questi pesci. Si tratta di catture effettuate in estate, a luglio, nel fondale di Taranto. Il fattore comune di tutte queste catture sarà, come vi ho detto, l'utilizzo della tecnica dell'aspetto, ma in particolare anche altri piccoli dettagli che vi illustrerò mano a mano. In questa prima azione, non appena arrivo sul fondo, mi apposto immobile in un piccolo avvallamento e aspetto che il pesce incuriosito si avvicini a me. Nel giro di pochissimo, diversi saraghi tra affasciati e maggiori si avvicinano e iniziano a girarmi intorno, e io sto seguendo con gli occhi e col fucile questo davanti a me. Se ne avvicina poi un altro bello da sinistra, ma scarta all'ultimo. Avendoci ancora un po' di fiato, decido di rimanere sempre immobile, senza muovere nemmeno la testa, puntando quello lì che si è allontanato. Con un paio di richiami riesco a incuriosire il pesce, che fa quindi dietro fronte e mi punta deciso. A questo punto la cattura è facilissima e il primo pesce viene a carniere con me. Il pesce è stato colpito benissimo, quindi posso risalire con calma, pensando solamente a respirare. E una volta arrivato in superficie, mi dedico un pochino alla ripresa più da vicino di questo bel pesce. In quest'altra discesa ho prestato particolare attenzione a dove poggiarmi. Infatti, pur non vedendosi bene dallo schermo, ho trovato un piccolo catino all'interno di una cresta che si sollevava dal fondo. È un buon punto privilegiato perché mi permette di avere ampia visuale sulle, chiamiamole, valli che mi circondano. E qui, mentre controllavo quella di destra, che era piuttosto vuota, mi sono accorto di un maggior movimento alla mia sinistra. E allora, dopo essermi lentamente spostato da quest'altro lato, mi metto a guardare i vari saraghi che passano, cercando il più grosso. Nei miei appostamenti cerco sempre di sfruttare le caratteristiche naturali del fondale per cercare di nascondermi il più possibile. Ho notato che i saraghi sono molto curiosi se una volta arrivati sul fondo si rimane immobili e si occulta la maggior parte del corpo. Questo bel sarago infatti è stato ingannato perché al momento del suo avvicinamento io ho nascosto la testa dietro la roccia, per cui sporgeva solamente uno dei miei due occhi e il fucile. In questo modo risulta facile portare a tiro dei pesci anche piuttosto interessanti e abbastanza diffidenti. Questa nuova clip è la cattura dell'unico pesce di questa specie effettuata quest'anno. È stata una cattura piuttosto insolita perché, pur vedendo spesso questi pesci, non li ho mai visti di grosse dimensioni e o a distanza tale da permettermi di sparare. Aumento un po' la velocità di questa clip per non annoiarvi troppo. In alternativa potete skippare 10 secondi. Finalmente, dopo un buon minuto di aspetto, qualcosa si inizia a muovere e ad avvicinare, e a questo punto mi accorgo della presenza di saraghi fasciati che si fanno più spavaldi del solito. Seguo il primo con lo sguardo, ma appena mi accorgo che un altro paio si stanno avvicinando più in là, cambio il mio bersaglio. Sono soddisfatto di questa cattura. Per me è sempre stato difficile riuscire ad avvicinare i fasciati all'aspetto. E questo qui, tutto sommato, è di buona pezzatura e farà la sua bella figura anche al forno. In quest'altra discesa ho notato questi ciuffi di posidonia e dall'alto ho deciso che mi sarei andato a nascondere al loro interno per provare un aspetto.
Sono rivolto verso il mare aperto e in questo momento mi affaccio per vedere cosa si può essere avvicinato dopo la caduta. E la scena è piuttosto desolante in realtà, non noto nulla di che e rimango quindi immobile, ogni tanto emettendo qualche richiamo gutturale, cercando di incuriosire qualche sarago. La maggior parte delle volte che provo un aspetto, la situazione è questa. Scendo, mi apposto e non arriva niente. Stavolta invece sono fortunato perché l'unico pesce che si avvicina è un bel sarago, che però è piuttosto sospettoso e si mantiene a distanza. Il tiro è lungo, preciso e butta giù il pesce che viene spiedinato mentre si stava girando per scappare. In questa clip mi trovo già sul fondo appostato e sto guardando un sarago che si sta avvicinando con circospezione. Infatti, quel loro modo di muoversi a zigzag indica che stanno utilizzando entrambi i lati del corpo, su cui è presente peraltro la linea laterale, per percepire le vibrazioni dell'ambiente. Per la serie dei tiri lisciati clamorosi, in questo caso ho sbagliato un pesce fermo. Poco male, alla fine il pesce spaventato si va a intanare sotto un lastrone lì vicino e mi permette di insidiarlo in un tuffo successivo. Per questo tiro sarebbe stato meglio un fucile più corto a fiocina, però in mancanza d'altro mi devo arrangiare. Scendo a controllare lo spacco e come mi affaccio noto il sarago che prima mi guarda e poi si gira per intanarsi più in profondità e a quel punto scocco un tiro al volo. Una volta estratto il pesce mi accorgo che sull'assa si trova anche un'oloturia o cetriolo di mare che ho inavvertitamente colpito insieme al sarago e che mi ha riempito i guanti e l'asta di quei filamenti bianchi. Nel mentre poi noto anche che sulla testa del pesce c'è uno sgarro all'altezza dell'occhio, probabilmente si tratta del tiro sbagliato di prima che l'ha strusciato. Eccolo qui, una volta ripulito da quei fastidiosi filamenti bianchi, questo bel sarago che non è stato ferito invano. Qui torniamo a un'azione un po' più regolare, diciamo. Sono in caduta e mi sto appostando vicino a questa zona di sabbia. Alle mie spalle c'è una piccola risalita che in realtà non consideravo importante. Invece, apparentemente i pesci arrivavano da lì. E me li ritrovo quindi in arrivo da dietro. Poco male perché ho tutto il tempo di muovermi silenziosamente, ruotando fino a superare con la punta del fucile questa risalita e anticipando il passaggio di un pesce che quindi catturo con un tiro piuttosto facile e ben piazzato. Giusto due strattoni per disincagliare l'asta dalla roccia prima di fare una veloce ripresa a questo sarago e mi rimetto a pescare. Infatti, di lì a poco mi sono trovato davanti al sarago più grande che abbia mai visto e catturato. L'ho affettuosamente soprannominato Dino Sarago. L'ho notato dalla superficie e quasi non ci volevo credere. Il grosso sarago stava dormendo in quella piccola pozza di sabbia e l'unica cosa che potevo fare era provare a scendergli lentamente alle spalle e sparargli al volo prima che si muovesse. Il tiro è buono e pianta il pesce sul fondo, ma per non rischiarmela in alcun modo, volo subito ad agguantare il pesce con le mani. In questi casi le parole non bastano mai e le clip sono troppo corte per raccontare tutto. Quindi godetevi con me le ultime immagini di questo bellissimo pesce che ha fermato l'ago della bilancia poco sotto il chilo. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un mi piace e iscriviti al canale per non perderti tutti gli altri video che ho pubblicato.